Ciao, eccomi oggi col video di spacchettamento Avon. Allora, il pacco è questo qui. Non ho avuto tanti ordini, anche perché sì, con l'estate, insomma, mi hanno acquistato molto in altre campagne e poi io non mi sono neanche impegnata tanto. Comunque, vabbè, vi faccio vedere che cosa è arrivato. Allora, di cartaceo mi sono arrivati i cataloghi di Campagna 11, che era possibile prenderli già prima del tempo, che sono questi. Eccoli qui. Poi mi hanno mandato nuovo catalogo casa collezione autunno-inverno 2014 e il relativo catalogo di Campagna 11 per me, un'altra copia del catalogo casa, l'anteprima di Campagna 11 da ordinare in Campagna 9, e poi un altro catalogo casa la fattura. Poi iniziano i prodotti. Allora, innanzitutto mi hanno mandato dei campioncini del siero e quello all'olio d'argan, che ne hanno mandati un po' da dare alle clienti. Poi mi è stato ordinato, o forse l'ho ordinato io, non mi ricordo più, perché devo fare alcuni regalini alle clienti. Allora, questo è lo spray all'orchidea di mirtillo della Naturals da 100 ml. Me ne sono arrivati due. Poi mi hanno ordinato questo, che è dunque un olio detergente per la doccia della Skin So Soft da 250 ml. Questa è la prima volta che me lo ordinano, non so come sia. Comunque sì, è un olio, dovrebbe sicuramente con l'estate far molto bene alla pelle. Poi, sempre della Skin So Soft, mi hanno ordinato questo, che invece è una crema idratante per il corpo con olio di macadamia, sempre da 250 ml. Poi mi è arrivato questo, che è il mascara Super Shock Brights nella tonalità Violet, che apro perché questo l'ho ordinato per me ed è questo viola. Ero indecisa se prenderlo verde, ma poi ho detto vabbè, viola è migliore come colorazione. Poi mi hanno ordinato questo, che è Urban Bliss da un gloss della Color Trend. Vediamo. Questa è la colorazione, molto nude, delicata. Poi questo qui è un prodotto fedeltà della Campagna, che ho ordinato perché voglio prendere la borsa che c'è a 5,95 euro, quindi sto prendendo i prodotti fedeltà. E questo è il correttore Ideal Flawless nella tonalità medium. E non lo apro al momento perché non so se tenerlo o darlo via, dato che io ho altri correttori. L'ho preso semplicemente per aderire a questa cosa della borsa. Poi, delle mie colleghe di lavoro mi hanno ordinato allora questa, la Glimmer Stick Brights di quelle nuove, color Purple Punch, ed è questa qui, viola. Poi sempre la Brights, questa qui è la Boldest Black, che è quella nera, non sto a far vedere chissà cosa, comunque è nera. E
è molto intensa come colorazione. Poi Glimmer Stick, questa qui invece è la waterproof che ho ordinato io perché non le ho mai provate, quelle nuove, è la Teal Waters ed è questo verde qui che vi swatcho per farvi vedere, è questo verde qua scuro. La Chloe come sempre mangia lo scatolone. Poi sempre Glimmer Stick Brights, questa qui è la Turquoise Burst che mi ha ordinato un'altra ragazza che lavora con me, ed è questa qui bellissima che è tendente al verde, azzurro verde. Questa non ve la swatcho perché è sua. Poi Glimmer Stick, questa qui l'ho presa per me sempre di quelle waterproof ed è la Pearly, quella bianca illuminante, ero molto curiosa di provarla e ora vi faccio vedere, molto molto bella, luminosa, dalla fotocamera ovviamente non rende la colorazione ma è veramente bellissima. Poi mi hanno ordinato una spazzola della Advanced Technique che era anche in sconto, costava 4 euro neanche, così. Poi un altro gloss Urban Bliss come quello di prima, non lo apro perché l'ho ordinato io per sbaglio, avevo fatto un ordine telefonico di aggiunta, non mi avevano mandato i prodotti, la volta dopo li ho riordinati per sicurezza perché non sapevo se mi arrivavano e quindi alla fine me ne sono arrivati due, quindi lo venderò. Poi sempre Glimmer Stick, in questa campagna solo delle Glimmer Stick sono, allora questa è una Boldest Black nera come quella di prima, questa qui così. Poi un'ennesima Glimmer Stick Brights, questa è la Magenta Max ed è questa bellissima, anche questa non ve la posso swatchare. E un'altra Glimmer Stick, poi giuro che ho finito, ed è la Turquoise Brass come quella di prima, questa qui la tengo per me quindi ve la posso swatchare ed è veramente bellissima. Poi si passa ad altri prodotti, allora qui c'è, cos'è, una scatolina ed è l'orologio che mi hanno ordinato unisex color white bianco, ora ve lo faccio vedere, vediamo. L'orologio in questione è questo qui in silicone con i numeri digitali, molto molto carino. Io lo volevo acquistare per me perché costa poco ma avevo paura che mi stesse largo nel polso quindi non l'ho preso. Qua all'interno ci sono tutte le istruzioni e niente, molto carino anche da andare al mare, bello bello bello. Lo metto via perché non è mio. Ecco, lo metto nella scatolina. Se ce la faccio. Sì. Ok. E poi questo è un set di orecchini che ho ordinato io, che era in offerta da farmi un regalo alla mia cliente. Ed è l'earring set, vi faccio vedere. E sono questi orecchini qui, non so se si vedono, piccolini, qui un po' di brillantini e quest'altri qui a perline. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque veramente poco, 2 euro, 3, non mi ricordo, 2,50 euro. E questo è un regalo. Poi andiamo alle cose più carine. Allora, questo è stato ordinato da mia sorella ed è il set di tazzine, quelle nuove,
per il gelato, che le ho detto prendile perché sono veramente carine, infatti le useremo in casa quando mangiamo il gelato, che lo mangiamo molto spesso. Volevo aprirlo senza spaccare la scatola, ma è chiuso. Apro da qua, vediamo se riesco. Sì. E sono queste tazze veramente stupende. Allora, ci sono i cucchiaini che sono verdi, azzurri, rose e arancioni, fatti a cono, veramente simpatici. E poi le tazze che sono veramente grandi, dal catalogo non rendeva la cosa, ma veramente sono enormi, sono bellissime. Quindi azzurra, verde. Queste sono costate 9,95, rosa e arancione. Molto belle, capienti, ci sta molto gelato. Contentissima di averle viste, sono veramente bellissime. E le mettiamo da parte. Per finire, ho preso due prodotti di quelli per la borsa fedeltà, che sono, li ho presi in anteprima in abbinato. E sono, allora, il portacellulare Sage Phone. Li ho presi da regalare mia mamma quando arriverà la borsa a casa, dopo avrà tutto il set compreso, quindi sono molto contenta. Allora, li ho pagati, penso, 9,95 euro tutti e due. Allora, questo è il portatelefono, è questo rosa antico, veramente bellissimo, con le borchiettine qui. E qui c'è il cinturino e ci sta dentro il telefono. Bello. Poi il portafoglio, che veramente da catalogo mi sembrava più brutto da vedere, anche la colorazione sembrava più sul marrone, invece è un bellissimo rosa antico. E questo è il portafoglio bello grande con le borchettine. Lo aprite e all'interno trovate la cerniera qui per le monetine, laterali per le banconote, il porta tessere di qua e porta banconote, insomma, molto molto carino. Quindi di tessere ce ne stanno 1, 2, 3, 4. 4 tessere, poi ha anche uno scomparto laterale. Un bel portafoglietto, devo dire. Sì. Molto carini questi prodotti qua. E poi appunto trova con la borsa 5,95, qua ci sta tutto. E niente, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un super bacione e ci vediamo al prossimo video.